Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In uno dei miei precedenti video ho parlato del meta del 2011, lo so, sono fissato con quel meta, e qualche giorno fa mi sono detto, oh porca miseria, il bulbo è limitato e io ancora non ho postato la decklist di questo dannato mazzo. Il mazzo in questione è il Karakuri Machina Plant, che è un mazzo che nel 2011 ha veramente spopolato, se si può dire questa parola, fra la gente. E niente, cominciamo con l'analisi del mazzo. Due Gnoin Fire Blossom, un Dendi, un bulbo e una sfora per quanto riguarda il reparto pianta. Poi, per il reparto Karakuri, due Ninishi, due Nisame, un Kuik e due Nishipaki. Per il reparto macchina, quindi mech, tre Gearframe. Due Fortress, non so se ho fatto la cazzata a giocarli a due, non mi insultate. E un Machina Cannon e ovviamente un Redox, che in questo mazzo è assurdo. Per le magie abbiamo due Desincro, due Instant Fusion, due Typhoon, due Upstart Goblin, un Limited Removal, un Mind Control, un 1-for-1. Un Regeki che, ripeto, gioco perché ormai tutti giocano le Vanity, bisogna spaccare qualcosa, quindi gioco il Regeki anche per questo motivo. Foolish Burial e Mono Soul Charge. Infine per le trappole abbiamo due Call of the Haunted, un Compulsory, un Solemn Warning e tre per di Trapstan. Perché gioco 3 per di Trapstan? 3 per di Trapstan, scusate, perché questo mazzo soffre molto ma molto le trappole. E vabbè, abbiamo Bartion, e sì, però se abbiamo Vanity sul terreno, se l'avversario ha Vanity sul terreno, ci incula parecchio, non possiamo far più nulla. Poi come vedete gioco Vanity nel side, inizialmente erano nel main deck, però ho voluto, diciamo, postare la lista in questa maniera in modo tale che sia accessibile a tutti, perché come prezzi non penso sia molto elevata rispetto ad esempio a Burning Abyss, Shadowle e Clefort. La strategia del mazzo è del tutto semplice, infatti è quella di OTK-are esclusivamente e senza perdere tempo, quindi Trapstan penso ci stia a pennello. Per l'extra abbiamo due Cybersaurus, una Formula Synchron, un Black Rose, un Goyo Guardian, un Crimson Blader assolutamente forte contro Clefort, uno Scrap Dragon che era indeciso se giocare o meno, poi per i Karakuri due Burei e due Bureido, Naturia Beast che è veramente assurda, Barkion, Landoise o Landoas, non so come cacchio si pronuncia. E un Cosacco Drago, come già detto, se l'ho detto. Per questo video era tutto. Questa è una decklist ovviamente migliorabile. Penso che da un certo punto di vista possa fare qualcosa in questo meta. Da un certo punto di vista, sottolineo. E niente. Se avete consigli, scrivete qui sotto nei commenti e lasciatemi un piace, un commento, iscrivetevi al canale e arrivederci al prossimo video.